al Grande Fratello, gli amori sbocciano come margherite in primavera. Dopo Shaila e Lorenzo, Giulia e Giglio e Maria Vittoria e Tommaso, pare che in casa possa esserci speranza per una nuova coppia. Parliamo di Javier Martinez ed Elena Prestes, che in questi giorni appaiono sempre più vicini. La Preste ha manifestato un certo interesse nei confronti del pallavolista, ma tra loro sembra esserci una minaccia incombente. Maria Vittoria Minghetti. Nonostante quest'ultima stia frequentando Tommaso, la Prestes è convinta che a Javier possa interessare anche lei. Scopriamo di più. GF. Elena Prestes mette alle strette Maria Vittoria. Perché? Nelle ultime ore, Elena Prestes ha rivelato ad altre inquiline della casa di avere un forte interesse per Javier Martinez e che con lui si trova molto bene. Noi stiamo bene, siamo più vicini che mai, siamo sempre stati vicini al Grande Fratello. Abbiamo avuto solo una discussione perché c'era Iago in mezzo. Stiamo bene, mi sta facendo compagnia, stiamo creando una cosa bella, ma molto delicato. È un bellissimo e bravissimo ragazzo, per me sono successe tante cose e basta. Ha l'energia giusta per me, perché è molto sereno, ha rivelato Elena durante una chiacchierata con Amanda Lecciso e Maria Vittoria Minghetti. Allo stesso tempo, però, Elena ha ammesso anche di avere un forte dubbio proprio nei confronti dell'amica Maria Vittoria, poiché teme che Javier possa avere un interesse nei suoi confronti. Io lo vedo come un fratello. Zero attrazione fisica per lui. Ho molto affetto, ma oltre quello non mi interessa proprio. Non lo vedo in quel senso, anche perché mi sono avvicinata e sbilanciata verso un'altra persona, ha quindi affermato Maria Vittoria cercando di tranquillizzare Elena. Grande Fratello. Javier Martinez pronto a rimettersi in gioco in amore? Al di là delle gelosie e dei dubbi di Elena nei confronti di Javier e Maria Vittoria, c'è da chiedersi se il bel pallavolista sia davvero pronto ad avvicinarsi seriamente a un'altra donna dopo la delusione che gli ha procurato Shaila Gatta. Ricordiamo infatti che solo poco tempo fa Javier si era dimostrato veramente interessato alla ballerina, soprattutto dopo che la stessa aveva rivelato di ricambiare il sentimento. Improvvisamente però il castello di Javier è letteralmente crollato quando Shaila è tornata dalla Spagna praticamente fidanzata con un altro inquilino, Lorenzo Spolverato. La delusione per Javier è stata tanta e ora non rimane che scoprire se il ragazzo è veramente pronto a rimettersi in gioco con Elena.